Salve e benvenuti alla Soltec. Oggi vi presentiamo l'ennesimo allestimento, questa fantastica gru, una Effer 955 su uno Stralis 4 assi, dotata di un cassone estensibile posteriormente e anche la particolarità che è un allestimento demontabile. Venite! Questa gru ha una configurazione 8 più 6, ovvero 8 sfili della gru base e 6 sfili dell'antenna. Il sistema demontabile studiato dalla Soltec e customizzato unicamente in base al veicolo e al tipo di allestimento è realizzato mediante sistemi di ancoraggio, come possiamo vedere in questo caso, e anche di qui, che vanno ad interconnettersi. L'azionamento è realizzato da questa elettropompa che praticamente farà movimentare i nostri martinetti che attualmente si trovano all'interno del veicolo, che sposteranno avanti e dietro di 20 cm l'intero allestimento, facendo slittare sul telaio l'allestimento per 20 cm che lo porterà in sede nei perni, in modo tale che non c'è il rischio, insomma, che fuoriesca durante le operazioni di utilizzo della gru. Soprattutto di una gru come questa, una 955 con un momento di sollevamento molto importante. La sicurezza che abbiamo adottato per realizzare questo allestimento chiaramente sono i due martinetti posteriori che si sollevano e ancorano l'allestimento intercambiabile, in pratica, in modo tale che non possa più uscire nella sua sede e diventa solidale a tutto il telaio, in pratica, facendo diventare la macchina un'unica cosa. E adesso ne vediamo le caratteristiche e le accortezze. Nel caso dobbiamo anche sganciare lo stesso allestimento, quando la gru è ferma possiamo rimuovere questi tubi idraulici, chiaramente uno è per il ritorno, l'altro è per la mandata, si vede dalle pressioni, con questi attacchi rapidi, e anche staccando il connettore in basso, ed è così che abbiamo immediatamente sviluppato l'allestimento. In questo caso il cliente ha scelto una strategia molto particolare, ovvero avendo questo veicolo a disposizione ha scelto di fare l'allestimento qui. Ciò gli permetterà anche in un prossimo futuro di acquistare un veicolo nuovo, sempre 4 assi, e da parte nostra sarà soltanto necessario fare un nuovo sistema di ancoraggio con costi nettamente inferiori che spostare invece una gru da un allestimento all'altro, permettendogli così di avere due mezzi, uno, diciamo, quello che sarà il principale, il nuovo, e un altro invece di scorta nel caso in cui lui abbia bisogno di fare lavori o di realizzare altri allestimenti intercambiabili quali scarrabili o anche cassoni per il trasporto roccia. E adesso vediamo il sistema di disancoraggio della gru, che proviamo in pratica a traslare verso il dietro. E per prima cosa azioniamo la centralina elettroidraulica e in seguito, come potete vedere, tutto l'allestimento sta scorrendo verso il posteriore. Adesso è arrivato a fine corsa. Come vediamo da questo lato, il perno è uscito dalla sua sede, possiamo notare lì. Esatto, che il perno è uscito dalla sede, e quindi adesso possiamo effettuare l'operazione di sollevamento dei piedi stabilizzatori. Adesso, sollevando quindi i piedi stabilizzatori, che cosa succede? L'allestimento si staccherà dal veicolo. Bisognerà sollevare di tanto, perché in questo caso il veicolo, non sentendo il peso, praticamente cercherà con le sospensioni pneumatiche di contrastare e quindi di avvicinarsi. E adesso noi andremo a manovrare le sospensioni pneumatiche per poterle abbassare in modo tale che praticamente il veicolo possa scendere e quindi liberarsi dall'allestimento. È molto semplice in questo caso. L'operazione che rimarrebbe da fare sarebbe semplicemente di staccare la presa di forza e quindi rimuovere in pratica gli attacchi rapidi e anche il martinetto, e poi il camion può uscire in semplicità.
Attenzione sempre a abbassare il più possibile in fase di uscita il terzo e il quarto asse, in modo tale che ci sarà più facilità durante la fase di uscita, non rischiando insomma di prendere qualche cavo o altre cose, diciamo, che possano rimanere di inciampo. Adesso facciamo l'operazione inversa invece, riposiamo il veicolo sotto abbassando i piedi stabilizzatori e proviamo a riancorare. Quindi per l'operazione di ancoraggio è sempre la stessa cosa, farsi in retromarcia in posizione corretta e dopodiché, una volta che abbiamo preso la giusta linea, possiamo posarci. È molto importante prendere la sede corretta del pistone di trascinamento, che sarà lui che poi farà l'operazione di sollevamento. Una volta sollevati tutti quanti i piedi, possiamo vedere l'operazione di sollevamento, che sta esattamente in questa fase qui. Se ci avviciniamo, e adesso possiamo vedere proprio come il tutto slitterà all'interno del perno. Facciamo attenzione. E in sequenza, dopo aver piazzato totalmente diciamo lo stabilizzatore, scusate, l'allestimento nella sua sede, in sequenza parte in automatico il cilindro di bloccaggio posteriore. Quindi prima trascina e poi blocca. Adesso vediamo l'ultima opzione, che è quella della panchina estensibile. Per azionarla bisognerà avere i piedi stabilizzatori sollevati e la gru in pratica chiusa o sotto i 3 metri in posizione di sicurezza. Per azionarla bisognerà mettere il selettore giustamente nella sponda posteriore e quindi girarlo sulla destra, avremo il consenso della gru e poi azionare giustamente il pulsante di azionamento. E in questo caso possiamo vedere come si apre la sponda posteriore. Questo permette, nel caso siamo nel cantiere e dobbiamo facilitarci per il carico di certi prodotti, diciamo di allungarsi e quindi caricare prodotti insomma che sono molto complessi da caricare o veramente al limite della dimensione del cassone. Quindi aprendo un pochino la sponda riusciamo a fare un carico molto più facilmente per poi chiuderla e viaggiare su strada sempre con la sponda chiusa. Grazie a tutti.